Chiamo ora al podio l'ospite d'onore di questo evento, il vicepresidente del gruppo Fiat, ingegner John Elkann, che ringrazio a nome di tutti per aver accettato l'invito a partecipare alla cerimonia. Grazie. Autorità, signore e signori, professori, studenti, buongiorno. Sono grato al Rettore Francesco Profumo e al Senato Accademico per avermi invitato a parlare oggi. Come ex studente e imprenditore con tanti colleghi che hanno studiato qui al Politecnico di Torino, essere oggi qui con voi per celebrare i 150 anni di questo, del nostro Politecnico di Torino, è un grande onore. Io ho preparato un discorso, però ho deciso di parlarvi di un viaggio che ho fatto settimana scorsa. Ho fatto il giro del mondo in 8 giorni, sono partito dall'Italia per il Medio Oriente, dove sono stato stupito nel vedere come il luogo dove ci sono la maggior parte delle risorse naturali di petrolio e di gas stanno pensando al loro futuro quando queste risorse non ci saranno più, investendo massicciamente in degli enormi progetti infrastrutturali e di architettura, cercando di sviluppare questi paesi anche come centri di attrazione per turisti che dovrebbero venire dall'India, che è lì vicino, e dall'Africa. Però quello che mi ha più colpito di questo viaggio è stato, parlando con il sceicco di Abu Dhabi, come la sua priorità sia quella di cercare di capire come può estendere l'utilizzo delle risorse naturali, lavorando su tutto quello che è l'efficienza energetica e soprattutto come può investire nella ricerca di fonti alternative di energie. Dunque, la zona geografica che ha le più grosse riserve ha come obiettivo quello di pensare al mondo quando queste riserve non ci saranno più, investendo tantissimo in ricerca, in università, in programmi specifici. Ho poi lasciato il Medio Oriente e il deserto con questi enormi progetti per andare in Cina. E mi sono svegliato in aereo e guardando la finestra ho visto questa enorme quantità di palazzi, case, e pensavo che fossimo arrivati. Così ho chiesto alla hostess tra quanto atterrevamo e lei mi ha risposto tra 2 ore. Ed è stato impressionante vedere come durante queste 2 ore uno vede queste estensioni di case, di palazzi. E arrivando a Shanghai uno si accorge di come questa città si sta sviluppando a una velocità straordinaria e come questo sta cambiando profondamente tutto lì. Solo per darvi un dato, la Cina nel 2009 sarà il mercato dove si venderanno più auto nuove al mondo. Essere confrontati con questa realtà è impressionante. E lì ho incontrato il sindaco di Shanghai, che si sta preparando a organizzare l'Expo nel 2010. E la sua priorità, proprio parlando dei progetti che è in corso, è legata a come conciliare questo sviluppo rapidissimo con i problemi ambientali. E l'attenzione che lui ha su questi temi è enorme. Lui ha insistito per portarci a vedere questi parchi che sta facendo, vedere come stanno piantando degli alberi, come stanno portando degli uccelli. C'è proprio un'esigenza di dimostrare come questo sviluppo che stanno portando avanti deve essere accompagnato da una maggiore attenzione al nostro ambiente.
Sono poi andato dopo la Cina in America. In America, dove uno ha proprio la percezione di quanto sia grave la crisi che uno sta vivendo oggi. Questo lo si vede negli aeroporti, lo si vede per strada, lo si vede nei ristoranti dove il livello di attività è molto bassa. E anche guardando le case che sono in vendita, uno ha proprio la sensazione di un paese in difficoltà. Settimana scorsa abbiamo visto i dati sulla disoccupazione che è del 10%, più del 10%, e questo lo si percepisce. Però l'America è anche un paese che guarda avanti, e quello che uno sentiva in America e anche da parte, ad esempio, del sindaco di New York che è appena stato rieletto settimana scorsa, è che loro vedano il sviluppo futuro dell'America legata da una parte al tema delle risorse, soprattutto quelle legate all'energia, come utilizzarle meglio e come trovarne altre, e dall'altra al rispetto dell'ambiente. Questi due problemi forti in Medio Oriente e in Cina, in qualche modo in America, venivano fuori anche come la grande sfida per il futuro. In America abbiamo avuto una giornata molto importante, proprio una settimana fa. Mercoledì scorso è stato presentato a Detroit il piano per la Chrysler, piano su cui si è lavorato per più di 5 mesi, e questa è stata l'occasione, con grande orgoglio da parte di tutti quelli che lavorano in Chrysler, di dire cosa intendevano fare per i prossimi 5 anni. E proprio in quell'occasione si è parlato delle tecnologie Fiat, che sono una delle ragioni per cui è stata fatta questa alleanza con Chrysler. Queste tecnologie sono in parte una risposta a questi problemi, perché si legano a tutto l'aspetto motoristico e sono legati da una parte al miglior utilizzo e dunque all'efficienza energetica e dall'altra alla compatibilità col nostro ambiente. E questi motori sono stati fatti qui a Torino, qui in Fiat, con la collaborazione del Politecnico. Collaborazione col Politecnico di Torino, che è una collaborazione oltre più di un secolo. La Fiat fu fondata nel 1899, 110 anni fa, e da allora c'è stata una fortissima integrazione tra il Politecnico di Torino con Fiat. Noi abbiamo assunto 450 ingegneri l'anno scorso, di cui 250 si sono laureati qui al Politecnico di Torino. Abbiamo in corso tantissimi programmi proprio che cercano di pensare al futuro, che sono coi dipartimenti, per esempio con quello di meccanica o quello di energia. Abbiamo anche un corso specialistico, il corso dell'autoveicolo. Questo è un rapporto molto forte, sul quale investiamo continuamente. Una riflessione che volevo fare qui oggi, a proposito, è che una delle ragioni per cui si riescano a fare tanti programmi e tante iniziative è proprio quella di aver voluto puntare sulla qualità e sull'eccellenza. Non c'è dubbio che dobbiamo pensare a dare l'istruzione al maggior numero di persone, però è anche vero che se vogliamo fare la differenza dobbiamo imparare a concentrare sui temi che pensiamo di poter affrontare in maniera eccellente e anche nel puntare su un'istruzione di alta qualità. E questo viene fatto per esempio con la collaborazione che esiste col Politecnico di Milano nell'Alta Scuola di Formazione, viene fatto da varie iniziative, tra cui una che ha voluto la Fondazione Giovanni Agnelli, partecipata da altre fondazioni, in un corso post laurea dedicato ai studenti di materie scientifiche eccellenti, proprio per portarli vicino al mondo del lavoro, combinando da una parte l'aspetto educativo e dall'altro l'aspetto lavorativo. Ma anche
30 borse, come quella che l'Associazione dei Cavalieri di Gran Croce daranno più tardi, proprio per premiare un studente che è stato tra i più bravi del Politecnico e permettergli di fare un'esperienza all'estero. Questa esperienza sicuramente lo arricchirà, e anche in questo caso noi abbiamo voluto essere presenti come Fiat nel poter dare un'opportunità anche di poter mettere a frutto queste sue conoscenze e le conoscenze che otterrà all'interno del gruppo Fiat, se lui vedrà e se ci saranno le opportunità. Se noi riusciremo a continuare a lavorare